convegno a Palazzo del Pegaso sulla figura di Luigi Sturzo e sul tema della pace a 104 anni dall'appello ai liberi e forti. Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo, il pensiero di Sturzo è di straordinaria attualità. Antonio Mazzeo, eletto nel Comitato Europeo delle Regioni, il presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana, si occuperà di politiche di coesione territoriale, bilancio dell'Unione Europea e politica economica. Libri, i racconti di Federico Fubiani con le illustrazioni di Niccolò Storai per raccogliere fondi per l'associazione Onlus Cure to Children. Luigi Sturzo e la pace a 104 anni dai liberi e forti. La figura di Luigi Sturzo è stata al centro del convegno sulla pace e la comunità internazionale a 104 anni dall'appello ai liberi e forti. Una riflessione ampia e approfondita, quella che si è svolta in sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso. Ad aprire i lavori il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha sottolineato l'importanza di un tema, quello della pace e del ruolo della comunità internazionale, presente proprio nelle prime righe dell'appello, con cui il 18 gennaio di 104 anni fa, Don Luigi Sturzo apriva la stagione di un nuovo impegno politico dei cattolici italiani alla vita nazionale, superando il non expedit di Papa Pio IX. L'appello ai liberi e forti, scritto sotto l'ispirazione di Sturzo, rappresenta una pietra miliare nella storia del cristianesimo democratico italiano. Lanciato oltre un secolo fa, il 18 gennaio 1919, dalla Commissione Provvisoria del Partito Popolare Italiano, si rivolgeva a tutti gli uomini liberi e forti che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini superiori della patria senza pregiudizi né preconcetti. Quindi a uomini moralmente liberi ed evoluti dal punto di vista sociale, che erano disposti a impegnarsi a sostenere un progetto politico e sociale per l'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale. Don Luigi Sturzo è una di quelle figure che ha segnato la storia del nostro paese. Essere oggi qui, ricordarlo, è un modo per ricordare tutti coloro i quali si sono impegnati per rendere la nostra democrazia così forte. Il messaggio è un messaggio potente, un messaggio attuale, un messaggio che segna e tocca le nostre coscienze. Il tema della pace era centrale nei discorsi di Don Luigi Sturzo e nelle sue parole c'erano sempre moniti a tutti coloro i quali guidavano gli altri popoli per cercare di arrivare alla pace. Purtroppo oggi, a poche centinaia di chilometri da noi, è da quasi un anno, una guerra violenta, una guerra inaspettata fino a poco tempo prima, sta scuotendo e sconvolgendo la vita di milioni di persone. Ecco, io penso che ognuno di noi deve seguire le parole di Don Luigi Sturzo come guida nell'impegno che ci mettiamo nelle istituzioni, sempre più alla ricerca della pace, con atti concreti, con azioni di mediazione, di conciliazione. Oggi serve quel tempo, oggi servono costruttori di ponti e non serve alzare muri. E quelle parole devono davvero essere di esempio per ciascuno di noi. Marco Landi, portavoce dell'opposizione, ha tenuto a sottolineare come tra i firmatari dell'appello ci fu anche un toscano, un pratese per la precisione, l'avvocato Giovanni Bertini, esponente di primo piano del Movimento dei Cattolici Democratici, collaboratore di Don Sturzo, deputato e ministro fino all'avvento del fascismo e nel dopoguerra. Siamo qui oggi per celebrare i 104 anni di quel manifesto che Don Sturzo appellò ai liberi e forti, quei valori che sono la libertà, la solidarietà, la giustizia sociale, ma soprattutto il rispetto della persona umana. Quel manifesto che fu poi propedeutico alla nascita del Partito Popolare Italiano e quindi dette vita a quello spirito, a quel senso democratico in termini assolutamente laici, nella partecipazione dei cristiani, di coloro che ritenevano di portare nella vita politica la loro esperienza di pace sociale. Oggi più che mai viviamo in un mondo con più di 100 conflitti, a pochi chilometri da noi abbiamo la guerra russo-ucraina che certamente ci fa riflettere ancora di più su quelle che sono le necessità del rispetto della persona umana e quindi il pensiero va prima di tutto alle vittime di tutti i conflitti nel mondo e chiaramente anche a tutte quelle organizzazioni che si prodigano per far sì che ci sia anche il rispetto di quelle che sono le cosiddette regole della guerra e la tutela appunto della persona umana. Quei principi che Don Sturzo mise in questo manifesto e poi anche in quel programma del Partito Popolare Italiano
successivamente ci fu la Seconda Guerra Mondiale e quindi con De Gasperi, insomma, due grandi politici della nostra storia e cultura italiana che hanno dato vita appunto a movimenti democratici nel nostro paese a seguito di due guerre così profonde che abbiamo vissuto nel Novecento. Oggi purtroppo da questo non ci siamo ancora svincolati, oggi siamo qui per ricordare appunto quei valori e quei principi e anche valutare l'importanza di quel messaggio, di quel manifesto di 104 anni fa e l'attinenza anche al mondo di oggi. Gli interventi moderati da Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, sono stati affidati ad Alberto Bosi, presidente dell'Associazione Francesco Bosi, e a Sua Eccellenza Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale. Noi svolgiamo la prosecuzione del lavoro e delle idee svolte da Francesco Bosi durante tutta la sua lunga carriera politico-amministrativa, ma anche sportiva, perché è stato responsabile anche di alcuni delle società Libertas ad esempio, e cerchiamo appunto di proseguire queste idee, soprattutto da un punto di vista però formativo, educazionale, di modo di che si affermino le sue idee attraverso anche il passaggio alle nuove generazioni, quindi un lavoro diciamo più di tipo formativo. Oggi è il 18 gennaio, la data in cui Sturzo lanciò l'appello ai liberi e ai forti. Nell'appello ai liberi e ai forti c'era un messaggio, ecco, per la pace internazionale, per la creazione di una comunità internazionale, che allora era la Società delle Nazioni e poi c'è stato l'ONU. Sturzo diceva che la guerra può essere eliminata nella misura in cui c'è un'organizzazione internazionale capace di avere un'autorità morale e di imporsi su tutti i popoli. Quindi mi pare di grande attualità in un momento in cui nella guerra in Ucraina, ecco, assistiamo al fatto che la guerra continua a essere presente sullo scenario mondiale. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, eletto nel Comitato Europeo delle Regioni. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è stato eletto nel Comitato Europeo delle Regioni. Il voto è arrivato durante l'assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, che si è svolta a Bologna il 19 gennaio scorso. Soddisfatto per questo nuovo incarico e per questa nuova sfida, il presidente del Consiglio regionale toscano, che dopo aver ringraziato i colleghi per la fiducia, ha sottolineato come l'esempio di David Sassoli sarà la sua bussola per avvicinare sempre di più l'Europa ai cittadini. L'Europa, ha spiegato Mazzeo, è fondamentale nelle strategie per il rilancio del paese da nord a sud e dobbiamo guardare all'Europa come il luogo delle opportunità, come il sogno per realizzare il nostro futuro e come orizzonte per le nuove generazioni. Sono davvero orgoglioso di essere stato eletto nel Comitato Europeo delle Regioni. Cos'è il Comitato Europeo delle Regioni? È la voce delle regioni e delle città nell'Unione Europea. Fornisce supporto, consulenza in merito a nuove leggi che hanno un impatto sulle regioni e sulle città. Mi occuperò in particolare di politiche di coesione territoriale, bilancio dell'Unione Europea e di politiche economiche, con una bussola. La bussola sarà David Sassoli, il suo esempio di avvicinare sempre l'Europa ai cittadini, ai nostri territori. Noi dobbiamo guardare all'Europa come a un luogo delle opportunità, come un sogno per realizzare il nostro futuro, come un orizzonte per le nuove generazioni. Insomma, un impegno importante, spero di saperlo svolgere così come fatto in questi anni in regione, ponendo sempre lo sguardo alle persone che soffrono di più, cercando di ridurre le disuguaglianze che purtroppo esistono anche nei nostri territori. Una bella sfida, una sfida da mettere a disposizione dei cittadini e delle cittadine della Toscana. I racconti di Federico Fubiani per l'associazione Cure to Children. Si intitola Sogni, pensieri, parole e segni, il volume di racconti di Federico Fubiani con le illustrazioni del pratese Niccolò Storai, che intende raccogliere fondi per la cura dei bambini affetti da malattie oncologiche. Il testo, presentato a Palazzo del Pegaso, servirà infatti a finanziare l'attività dell'associazione Onlus Cure to Children, in particolare il progetto Global Neuroblastoma Network.
Federico Fubiani, classe 72, vive a Greve in Chianti, dove lavora come impiegato in un supermercato. Dall'attività ludica svolta con i suoi ragazzi e i loro amici nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons è nata la sua trilogia Le memorie di Rocksteg. I consensi ottenuti dai suoi romanzi hanno spinto Fubiani a realizzare un progetto che gli stava a cuore da tempo, aiutare la ricerca contro i tumori. Io penso la cosa più importante sia proprio quella di voler finanziare un progetto di questa portata. E poi chiaramente chi ama Leggere ci potrà trovare, a seconda appunto dei suoi gusti, dei racconti più o meno interessanti, ma questo poi lo lascio a decidere a chi leggerà. La pubblicazione la si può acquistare direttamente sul sito di Cure to Children e presso alcuni punti vendita che hanno aderito a tenerlo disponibile nei loro negozi. E poi magari anche tramite contattando direttamente me che ne ho alcune copie. La fondazione Cure to Children Onlus in 15 anni di attività ha raggiunto risultati straordinari sia sotto il profilo medico, in termini di bambini curati e salvati da morte certa, sia sotto il profilo scientifico, con numerose pubblicazioni pubblicate nelle più prestigiose riviste del settore. Oggi Cure to Children nel suo database conta circa 14.000 bambini presi in carico. Di particolare interesse è un recente progetto nato in Africa, precisamente in Camerun, dove la fondazione ha dato vita ad una collaborazione con l'ospedale pediatrico della capitale. Adottiamo questi progetti perché tra gli slogan appunto della Fondazione Cure to Children c'è uno slogan che fa riflettere: tanto con poco. Essendo un'organizzazione composta per la sua totalità da personale volontario nel senso pieno del termine, perché non ci sono neanche rimborsi spese, un librino come questo, che può raccogliere l'offerta di 5-10 euro, per noi è molto importante. La nostra attività si è realizzata nel corso di questi 16 anni in tutto il mondo. Si è costituita questa rete di centri di oncoematologia pediatrica in paesi poveri, in paesi emergenti. Proprio quest'estate, a giugno dell'anno passato, siamo stati in Africa, in Camerun, e anche lì è nata una collaborazione molto interessante, perché portare l'oncologia pediatrica in Africa, dove, come potete immaginare, non è garantita neanche una corretta diagnosi, per noi significa aver raggiunto veramente tutto il pianeta, tutte le aree incredibili del pianeta. Stamani raccontiamo una storia bellissima, una storia che tiene insieme la capacità di saper coinvolgere, di sensibilizzare, tiene insieme la capacità di saper raccontare di Federico Fubiani, uno giovane scrittore talentuoso che mette a disposizione il suo impegno e il suo lavoro verso chi soffre di più, e lo fa insieme a una fondazione, Cure to Children, a cui sarà devoluto il ricavato della vendita di questo libro, Sogni, pensieri, parole e segni, e dà il senso di come si possono tenere insieme la cultura con la solidarietà. Il Consiglio regionale, ogni volta che è possibile fare la sua parte con Cure to Children, ormai abbiamo messo in campo una serie di iniziative, penso al calendario che andremo a riproporre anche nelle prossime settimane, perché il nostro obiettivo è essere vicino, essere a fianco di ogni associazione che tenta di essere vicino a chi soffre, e questo è il compito della politica, non voltarsi mai dall'altra parte. Quindi grazie a Federico Fubiani, grazie al collega Massimiliano Pescini per aver voluto qui questa iniziativa, e grazie a Cure to Children per tutto quello che fa per le nostre comunità. C'è il merito dell'opera, che è veramente bella. Federico, che è uno scrittore ormai affermato a livello nazionale, dimostra anche con questi racconti di saper entrare in qualunque tipo di casistica del genere fantasy, e non solo, perché poi i racconti sono interessanti anche quelli con riferimenti storici precisi. E naturalmente c'è il grande aiuto giusto alla Fondazione Cure to Children. Federico ha una sensibilità spiccata per queste prerogative della Fondazione, per le sue campagne, e fa bene ad aiutare la sensibilizzazione. Tra l'altro l'associazione Cure to Children fa cose straordinarie in Africa, fa cose straordinarie anche nel nostro paese, ed è nata proprio per aiutare attraverso l'opera di alcuni genitori, per aiutare proprio in particolar modo
più giovani che vengono colpiti dal tumore, in particolar modo dal neuroblastoma. Quindi è un grande merito letterario, ma anche sociale, quello che oggi presentiamo attraverso questo libro.